Questo programma è offerto da Salve amici, ben ritrovati a tutti in questo nuovo video test. Avrò il piacere di portare a caccia la nuovissima Browning Bar 4X in calibro 30-06, sulla quale ho montato un punto rosso della Kite Optics. Le munizioni che utilizzerò per il test sono le Winchester Power Max con palla bonded da 180 grammi. Io adesso cedo la linea a Valentino per le consuete spiegazioni, noi ci rivediamo al poligono con Antonio per l'azzeramento dell'arma e poi naturalmente per la prova finale a caccia. Rimanete con noi. Ciao a tutti e benvenuti a questo Real Test. Oggi con noi c'è la novità tanto attesa da casa Browning, la Bar 4X Platinum, l'ultima iterazione della leggendaria carabina semiautomatica da caccia. Vediamole insieme. Innanzitutto apriamo questa bella valigia in ABS, queste due combinazioni, ed eccoci qua. Abbiamo l'interno foderato in velluto con la tasca per il manuale di istruzioni, abbiamo anche una serie di accessoristiche che poi andremo a guardare nel dettaglio, ma eccola qua. Eccola qua, nuova, un sacco di novità che adesso andiamo a vedere una per una. Partiamo innanzitutto dalla cima, che è in cui abbiamo la nostra canna, una canna di tipo fluted, come vediamo, con la volata filtrata da 14x1, con il coprivolata naturalmente per installare dispositivi come freni bocca e soppressori dove si può, il buon vecchio mirino in fibra ottica regolabile in alzo e deriva. Scorrendo lungo la canna vediamo la fluttatura che alleggerisce ulteriormente e consente la dispersione del calore. Vediamo la tacca di mira di tipo fisso, sempre fibra ottica come il mirino. Vediamo che è montata su una bindella con due viti di serraggio. Possono essere rimosse e si può montare un'interfaccia diretta Kite Optics K1. La particolarità di questa canna vera e propria è che, a differenza dei modelli precedenti, è filettata all'interno della carcassa. Questo, oltre che aumentare la rigidità, incrementa la precisione e la possibilità di cambiarla molto più facilmente. Appunto, parliamo di una carcassa in alluminio. Come vediamo, dotata di questa bellissima incisione che ripropone appunto uno scenario di caccia, sia da una parte che dall'altra. Come vediamo, qui c'è un cinghiale, dall'altra c'è un altro, un capriolo, così a occhio. La carcassa è disponibile in quattro diverse tipologie di incisione, in modo tale da potersela personalizzare a piacimento, ed è solo la punta dell'iceberg quanto riguarda la personalizzazione. Dicevamo appunto, la canna avvitata sull'azione, in questo caso abbiamo un 30-06 come calibro, e il passo è 1,10, quindi per palle anche particolarmente pesanti. Molto bella questa configurazione, vediamo, con questa bella calciatura abbiamo la stina in noce e la calciatura, sempre nello stesso identico colore. La calciatura, vediamo, è dotata di zigrini sia anteriormente che nella nostra pistol grip. Questo è uno dei due calci disponibili come profilo. Abbiamo questo, che è un calcio appunto con la impugnatura a pistola, poi c'è disponibile un altro invece di tipologia bavarese. Anche qui, in base alla tipologia di calcio che noi decidiamo di adottare, avremo fino a quattro tipi diversi di grado di legno che possiamo scegliere, in modo tale da poterla personalizzare al massimo. Questa è una delle vere grandi chicche che ha introdotto Browning con la 4X. Le calciature comunque in generale sono dotate, come vediamo, sia anteriormente, posteriormente, con maglietta sgancio rapido posteriormente abbiamo il nostro bel calciolo ammortizzante, calciolo che noi possiamo regolare in lunghezza grazie
agli spessori che vengono forniti di serie con due lunghezze diverse. E altra concessione ergonomia è il poggiaguancia sul lato sinistro della calciatura, pedestre e mani. Come dicevo prima, la volata può essere appunto, diciamo, modificata, accessoriata. Nel caso in cui noi volessimo adottare il red dot della Kite Optix da montare sulla bindella, possiamo rimuovere non soltanto il protettore della filettatura, ma poi sfilare anteriormente tutto il gruppo mirino e installare, come vediamo, una boccola che ci consente di colmare lo spazio vuoto lasciato dal mirino mancante. Un'altra chicca che ci consente appunto di non lasciare parti esposte dell'arma che non devono appunto essere esposte. L'azione anch'essa ha avuto degli aggiornamenti. Innanzitutto togliamo il nostro caricatore prismatico. Vediamo che il sistema di espulsione è stato veramente migliorato, è veramente comodo e veloce da togliere. Il caricatore a 4 colpi, in questo caso appunto per il 30-06, ma anche per altri calibri delle stesse dimensioni come il 270. Poi c'è scritto Italy, come possiamo notare nel dettaglio, e quindi suppongo sia realizzato dalla Maggar. Beh, un grande classico, quasi tutti i produttori di armi adottano caricatori italiani, e ci sta, per via della loro grande affidabilità. Un'altra delle caratteristiche di aggiornamento della 4X è stata la riduzione della corsa della leva dell'otturatore di caricamento del 25%, nonostante continua ad alimentare naturalmente le cartucce della lunghezza per cui essa nasce. Otturatore che ha un rivestimento bastoncellato che migliora molto quello che è la scorrevolezza, e non solo, evita che si creino antiestetiche righe dovute all'utilizzo naturalmente. L'azione è molto fluida e il nostro scatto ha, come vediamo, un po' di percorsa. Ah, è uno sgancio molto molto dolce, non è il classico rotore di cristallo, ma è molto è dolce, è l'unico modo che mi viene da descriverlo. Naturalmente abbiamo il nostro sistema di sicura, in questo caso non è ingaggiata. Prendiamo il nostro bottone e al momento l'arma è bloccata. In questo modo non solo non possiamo scattare, ma impediamo al percussore di abbattersi sull'innesco anche se l'arma dovesse subire degli urti o cadere dalle nostre mani. Per poter procedere all'azione di tiro basta semplicemente spingere verso l'alto, vincendo leggermente la forza della mola del percussore. In questo modo avremo riarmato il percussore e possiamo scattare. Notiamo anche che la sicura ha la particolarità, così a occhio, di avere un pad, una superficie di appoggio maggiorata rispetto alla classica. Vediamo infatti che è molto larga, il che la rende molto facile da manovrare e molto accogliente per il nostro pollice, sia in fase di inserimento che in fase di disingaggio. Anche il reset è veramente positivo, che vediamo che una volta tac, è uno scatto che per una carabina da caccia in battuta è veramente veramente performante. Mi piacerebbe fare qualche esercizio al poligono, perché sono sicuro si possono ottenere degli split veramente veramente veloci con uno scatto del genere. La leva di hold open è sempre la stessa, che consente in maniera molto molto comoda di poter mettere in apertura l'otturatore e, una volta caricato un caricatore nuovo, tirarlo giù in maniera molto comoda. La leva è molto ampia, quindi poco sforzo necessario sia per l'una che per l'altra azione. Un pacchetto veramente interessante, che per essere messo alla prova richiede magari uno strumento ottico che sia un po' superiore alle mire metalliche classiche. E qui ci viene in aiuto il Kite Optix BT1. È l'ottica enclosed, cioè chiusa a livello tubolare di Kite Optix. Ha un design molto molto semplice, ma veramente 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 robusto. Gli spessori sono veramente elevati ed è uno strumento che sicuramente si presta a un utilizzo gravoso. Viene dotato di sedie, vediamo, di coperture flip up, che però sono trasparenti, così possono essere comunque utilizzati per proteggere l'ottica sia dallo sporco che dall'acqua. Le nostre torrette di regolazione di alzo e deriva sono di tipo coperto, e i classici bottoni per la regolazione dell'intensità. Non solo regola l'intensità, ma entrambi
possono spegnere o accendere il nostro punto rosso, in modo tale da non doversi confondere. Interessante che, oltre a essere un redot moderno con una batteria da 20-32, quindi facile da trovare, questo consente di avere un'autonomia di quasi 50.000 ore, quindi circa 5 anni di utilizzo costante, naturalmente a un settaggio di intensità medio. Altra caratteristica che ci consente di salvare autonomia è il fatto che è dotato di una tecnologia di tipo Shake-Awake. Cosa vuol dire? Shake-Awake, pardon. Questo ci consente di lasciare il redot sempre acceso, ma dopo 4 ore di nessun movimento il redot si spegnerà da solo. In questo modo possiamo riporre la nostra arma all'interno del nostro armadio blindato e lasciarla lì anche con il sistema acceso, e non avremo una batteria che si scarica, quindi l'autonomia di 50.000 ore viene ulteriormente aumentata. L'interfaccia tra il Kite Optics e la nostra carcassa è questa bella slitta con sistema Nomad. Trattasi di una slitta a piccatini vere e proprie, infatti abbiamo i nostri slot qui e sia qui coperti naturalmente dal nostro punto rosso, ma non solo, abbiamo anche questa leva che girando libera la sede per un perno che è collegato al sistema di sgancio rapido che è compatibile appunto con questa interfaccia. Sarà molto interessante provarlo perché il comando è molto facile da usare e sembra anche molto veloce. Ma per il momento direi che questa configurazione è assolutamente il top che possiamo desiderare. Un setup veramente interessante e moderno che non aspetta altro che essere messo alla prova prima in poligono e soprattutto poi nella caccia imbracata. Dopo la spiegazione di Valentino ci troviamo al tirassegno nazionale di Lastrassegna per tarare la Browning Bar 4X con il punto rosso della Kite Optics. Useremo le nostre Winchester Power Max da 180 grani. Iniziamo i tiri e dopo valutiamoli insieme. Direi che l'azzeramento è andato più che bene, quindi andiamo a prendere il bersaglio e tiriamo le nostre conclusioni. Eccoci Antonio al recupero del nostro bersaglio. Il bersaglio della è stato recuperato 4X. E come ho detto prima lo valutiamo insieme. Allora, la valutazione è questa. Questi sono stati i primi 1, 2, 3, perché qui ce ne sono 2, 4 colpi. Sono 4 colpi, praticamente sono 2 in un solito buco. Cioè, però allora, premettiamo che l'arma era stata preazzerata con il collimatore. Sì. Va bene? Quindi è andato più che bene. È andato più che bene. Sì, direi. E l'arma è molto precisa, esatto, perché questi sono due colpi. Ritoccando leggermente, sì, la rosata è stata anche questa, insomma, concentrata. Da questa posizione, sì, l'abbiamo poi portata alla mouche. Alla mouche. Quindi a questo meglio punto di così non può andare. Antonio, quindi il click li piglia tutti, per cui il kite, sì, è veramente. Poi è bellino perché c'ha tutte le intensità regolabili. E la poi no, è un ottimo punto rosso. Veramente. Sì. Quindi i risultati sono questi. A questo punto, Antonio, non ci resta che portarla a caccia.
La prova al poligono ha dato i risultati sperati. Come avete visto, si tratta di un'arma veramente molto molto precisa. Gli standard costruttivi Browning si sono confermati di altissimo livello. A questo punto non mi resta che provarla sul campo nel più classico dei modi, ovvero imbraccata al cinghiale. La utilizzerò sia con l'ausilio dei cani che alla posta. Sì, sto arrivando. Mi stanno chiamando, devo proprio andare, seguitemi. Come avete visto, è stata una bella azione di caccia, l'animale è arrivato di punta, l'ho tirato la prima volta, probabilmente non l'ho preso, quell'animale ha girato, l'ho tirato altre 4 volte e 3 sono andate a segno, uno una zampa, uno dietro la spalla e l'altro probabilmente qui dietro al collo, però malgrado questo l'animale ha allungato un po'. Come avete visto è già successo anche nel primo abbattimento, quindi probabilmente queste munizioni sono un po' dure. Comunque adesso continuiamo la nostra azione di caccia e vediamo cosa succede. Eccolo lì, guardate, è bell'animale questo. Non so se con la GoPro sono riuscito
a riprenderlo. Comunque è arrivato questo animale, ha attraversato, è arrivato in fondo, l'ho tirato, la prima gliel'ho fatta dietro, la seconda bassa, ho lasciato che tornasse indietro, ho tirato anche la terza e gliel'ho fatta bassa, l'altra volta la quarta l'ho beccato, è rimasto lì, si è spento sul posto, è stata veramente una bella azione di caccia, sono veramente soddisfatto di questa Browning Bar 4X, veramente meravigliosa e precisa. Eccolo qua questo animale, preso con la Browning Bar 4X, eccolo qui, guardate, preso dietro la spalla, veramente un tiro veramente molto bello. L'animale è arrivato da solo, senza cani, guardate le difese ha questo animale. Questo si avvicina al quintale, è stato veramente un bel tiro. Non si è ribaltato, è entrato dentro il fossetto, però visto che sono arrivati poi i cani e si sono fermati. Sono veramente molto contento. E questo è uno, adesso andiamo a vedere il secondo. Allora, eccolo qua, il secondo animale preso con la Browning Bar 4X in questa braccata. Allora, avete visto, l'animale è arrivato da solo, anche questo senza cani, è sceso giù, poi l'animale è entrato dentro il fosso, ha attraversato, io ho fatto una corsa, lui mi ha visto, è tornato indietro, a quel punto ho preso le distanze e con il punto rosso gli ho messo il punto una spanna avanti al muso, ho tirato ed eccolo qua, è rimasto sul posto, l'avete visto con la GoPro, spero che si veda qualcosa, l'ho preso probabilmente un pochettino alto, però l'animale è rimasto sul posto, quindi che dire amici, anche questa braccata con la Browning Bar 4X ha dato veramente dei risultati molto 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 buoni, si tratta di un'arma come avete visto molto precisa. Eccolo qua, il nostro bel cinghiale preso con la Browning Bar 4X, per dire la verità in comproprietà con Fabio, adesso vi racconto com'è andata. È stata una bella azione, vero Fabio? Benissimo. Hanno sciolto i cani, hanno trovato subito gli animali, questo animale è partito di cima dal fosso, è stato... gli hanno sparato, diciamo che ce l'hanno accelerato, ce l'hanno accelerato, diciamo così, dicono loro che si è ribaltato, comunque l'animale è arrivato qui che andava bene, io l'ho intravisto fra le piante, spero che si veda qualcosa con la GoPro, ho sparato perché non credevo che Fabio lo vedesse, in realtà abbiamo sparato un colpo solo insieme, quindi in comproprietà l'abbiamo preso, io l'ho preso qui davanti perché mi veniva davanti, quindi l'ho preso per così, Fabio probabilmente l'ha preso dietro sopra la spalla, l'animale comunque è crollato sul posto, è rimasto lì, per cui diciamo che è stato un... Poi Fabio ne ha ammazzati altri due e quello è stato, diciamo che lui è particolarmente fortunato. Non ho mai acceso la telecamera. Purtroppo non ho fatto tempo. Bene, quindi il mio quinto animale, questa volta in comproprietà con Fabio, per la prova della Browning Bar 4X. Adesso l'ultima parte per finire il test con i cani, però questa volta in forma singola. Seguiteci. Ci sei messo. È stata veramente una bella azione di caccia, l'animale era rimesso in una macchia, i cani
sono arrivati, hanno abbaiato, noi l'abbiamo circondato. Come mi sono avvicinato, l'animale mi ha sentito, è partito, di un bracciato ho tirato 4 colpi nel fitto e l'ho preso. Sotto la spalla un po' alto, poi ora devo vedere in quali altri posti l'ho preso, però l'animale ha fatto veramente 20 metri ed è rimasto lì. Quindi anche la prova con i cani della nostra Browning Barra 4X è terminata, non mi resta che rimandarvi alle conclusioni finali. A fra poco. Allora, eccoci qua amici alle conclusioni finali del nostro test. Quale posto migliore se non l'armeria di Marco Biffo? Che noi ringraziamo ovviamente per la sua disponibilità. Assolutamente. Allora Antonio, veniamo alle conclusioni della nostra Bar 4X. Avete visto, Valentino ve l'ha spiegata nei minimi dettagli, questa diciamo è il top di gamma. Certo, questa, diciamo, personalizzabile al massimo. Tutte le versioni Bar 4X sono personalizzabili, questa è proprio la versione diciamo lusso, diciamo così, quindi chiaramente è un po' particolare. Cosa personale? Certo. Piange un po' il cuore portarla a casa. Assolutamente sì, devo dire la verità, perché infatti un oggetto del genere, insomma. Allora, io bosco. Finché sono andato con la squadra, stai sì, alla posta. Certo. Quando sono andato con i cani, purtroppo passando in tutti quei rovai ti si stringe un po' il cuore. Non è diciamo l'arma più idonea per fare quel tipo mille di attenzioni. Ma non perché non sia valida l'arma, no, perché logico, è questa configurazione qui che non si presta proprio al massimo per fare. Io l'ho fatta per fare il test, ma insomma non è diciamo quella più idonea per fare quel tipo di test. Non si ritiene proprio da battaglia. No, assolutamente. Allora, veniamo un po' alle conclusioni. Io, Antonio, sono rimasto. Te dimmi le tue impressioni che hai avuto su quest'arma. Tu l'hai provata soltanto al poligono? Io l'ho provata solo al poligono e ne abbiamo già parlato quando abbiamo ripreso il bersaglio. Ma riprendendo il bersaglio si è visto benissimo la precisione. È veramente molto. Allora, lo scatto è tutta un'altra cosa rispetto a quelle vecchie, che già era buono. Assolutamente. Anche nella barra MK3, insomma. Molto buono, qui è meraviglioso, esatto, morbidissimo, esatto. C'ha una piccola precorsa, però è morbido, come ha detto Valentino, è morbido, sì, è morbidissimo, sì. C'ha questa precorsa leggera, però quando arriva allo sgancio è morbido, è, e quindi sì. Io fra l'altro è lo stesso scatto che viene montato sulla Maral, per cui ti dico che probabilmente può essere, ora questo poi lo verificheremo, ma può essere utilizzato anche in selezione, perché quello è uno scatto. Sicuramente ti non dà, è regolabile, però è ti dà modo di essere un più pulito nel tiro. Esattamente. Sì. Quindi io, per quanto mi riguarda, cioè per quello che ho provato e che abbiamo provato al poligono, di una precisione veramente, io fa questa cosa l'ho verificata, l'avete vista nel video, io ho fatto un tiro a 100 metri, ora è vero ho sparato 3 volte, la prima gliel'ho fatta dietro, però ti dico, mi ha dato un'emozione. Vabbè, poi tieni conto che hai utilizzato un punto rosso, quindi a 100 metri l'animale va sicuro, amici, era veramente piccolo. Esatto. Ho fatto, mi sono messo lì, mi sono calmato un secondo, perché quando tiri di concitazione non li prendi mai a quelle distanze, che l'animale è veramente piccolo. La giusta distanza, ho aspettato, mi ha dato un'emozione, certo. Veramente incredibile. Poi l'avete visto nel video, ero veramente emozionato. Ma considerando che c'ha una canna corta in questa maniera, fare un tiro su un animale che non era enorme a quelle distanze. Quindi, tornando a quello che abbiamo detto prima, anche se canna corta, con questa tipologia di scatto, mettendo un'ottica sopra, secondo me per la selezione la puoi utilizzare. La puoi utilizzare assolutamente, laddove è concesso l'utilizzo ovviamente delle semiautomatiche, certo. Veramente. Veniamo un attimo adesso al punto rosso. Il punto rosso io l'ho trovato veramente molto valido. L'unica cosa che ho visto è che alla massima intensità un pochettino spande, però ecco, contro luce, nelle situazioni di sole, cioè lo vedi veramente molto bene. Sì, poi non è ingombrante, quindi ti dà possibilità di avere anche una buona visuale. Assolutamente, sì. E il fatto che c'ha i flip-up trasparenti, là dove sei in una situazione di pioggia ti permette di utilizzarlo senza... Nello stesso modo. Sì, esattamente, sì. È comodissimo, veramente molto comodo. E quindi anche su questo non posso dire altro che cose positive. Io mi ci sono trovato, sì, veramente. Decisamente. Munizioni? Eccoci qua. Allora, le munizioni, io ti dico la verità,
Allora, all'inizio, quando le avevo già provate io queste munizioni, io ho avuto sui primi due animali una resa che non mi ha convinto molto, perché gli ho tirato quattro volte, tutte e quattro i colpi sono andati a segno, l'animale ha allungato, ha trovato il sangue in terra, gli animali si sono ritrovati, ma sembrava che non l'avessi attinto il selvatico, per cui non mi hanno, come dire, soddisfatto. Poi sugli altri animali invece si sono comportate in maniera diversa. Non lo so, Antonio, che ti devo dire? Probabilmente... No, sai, allora, per esempio, il tiro che hai fatto a distanza, quando l'hai preso l'animale è rimasto lì. Per cui probabilmente hanno un potere d'arresto maggiore per sulle lunghe distanze. Ora, l'ultimo selvatico abbattuto in braccata veniva di punta, l'ho preso praticamente qui, per cui si è spento. Cioè, certo. Chiaramente la superficie di lavoro, cioè la superficie di lavoro della palla all'interno del selvatico, dal frontale verso l'esterno, ha modo di lavorare. Chiaramente di traverso la sezione è più piccola. Per cui diciamo, lavora in maniera... Probabilmente sì, lavorano meglio sulle lunghe distanze. Esattamente. Forse però, perché sono un po' dure. Probabilmente un pochettino dure sì. Sono. E quindi dure. Nelle distanze ravvicinate con la velocità della palla ci dovrebbe essere meno espansione. Probabilmente sì. Ora poi diciamo mi riserverò di riprovarle nuovamente, però insomma su sei animali abbattuti un po' di responso ce l'hai. I primi due si sono allungati. Probabilmente può anche dipendere dal selvatico stesso, certo, non tutti noi siamo uguali, nemmeno certo, gli animali sono certo. Uguali, quindi probabilmente magari un po' più coriaceo, con un'adrenalina addosso più maggiore, no? Che quindi ha allungato un pochettino. Comunque gli animali si sono ritrovati e quindi ha comunque fatto il suo lavoro. Va bene, dai Antonio, no, finiamola qua, perché sennò okay. Andiamo troppo per le lunghe. Certo. Quindi ora le solite raccomandazioni, io vi raccomando sempre di raccogliere i bossoli delle munizioni che sparate, perché è vero Antonio? I primi a dover rispettare queste regole siamo noi siamo cacciatori. Sempre noi. Mi raccomando, anche se non vi siete iscritti, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video che pubblichiamo. E quindi noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento su altri test di prodotti Browning, naturalmente dove Antonio? Su cacciatoriveri.tv. Questo programma è stato offerto da...